terza vittoria consecutiva per gli uomini di Mimmo Di Carlo. Questa volta è la Ternana a cadere sotto i colpi di Piccolo e Nenè, che segnano nel primo e nel secondo tempo mettendo al sicuro il risultato. Poi la Ternana nel secondo tempo viene fuori con un gol di Ceravolo al ventesimo, e nel finale lo Spezia deve anche soffrire, anche se Cattellani appena entrato colpisce una traversa nei minuti di recupero. È stato uno Spezia bello a tratti, soprattutto nel primo tempo, quello visto sul campo del Liberati di Terni contro una squadra che veniva da 5 vittorie consecutive tra le mura amiche. Spezia però che in questo periodo va veramente a mille e soprattutto riesce a pressare gli avversari in tutte le zone del campo. È successo anche oggi, è successo che lo Spezia è dato in vantaggio al minuto 22 con Antonio Piccolo che chiudeva una triangolazione con Acampora mettendo alle spalle del portiere Mazzoni. Un gol che galvanizzava ovviamente gli uomini di Di Carlo, metteva un po' di apprensione invece alla Ternana, che non riusciva a svegliarsi dal torpore se non nei minuti finali del primo tempo, con un'azione che costringeva il portiere Spezzino a mettere per 3 volte una pezza alle conclusioni prima di Ceravolo e poi di Gondo. Si andava al secondo tempo ed era lì che lo Spezia metteva il sigillo all'ottavo minuto con un gol di Nenè che concludeva un'azione che era iniziata sulla fascia sinistra, proseguiva poi dalla parte opposta dove appunto Nenè trovava un diagonale che non lasciava scampo a Mazzoni. Sembrava lo Spezia in controllo assoluto della gara, la palla girava solo tra le maglie bianche, ma Ceravolo al ventesimo la risvegliava mettendo alle spalle di Cicci Zola una rete nella quale la formazione spezzina faceva forse un errore di posizionamento sul fuorigioco dell'attaccante della Ternana. A quel punto lo Spezia soffriva anche, Avenatti sfiorava il gol con un colpo di testa velenoso, ma come ripeto nel minuto finale, nei minuti finali, Cattellani appena entrato colpiva una traversa da 40 metri a portiere battuto. Spezia quindi che arriva al settimo risultato utile consecutivo, si appresta ad affrontare in casa il Cesena martedì sera in un big match tutto da seguire.